Io alla Bozzetto Film sono arrivato a 20 anni, ero molto giovane, era l'aprile del 1970. Sono andato in Bozzetto a portare delle fotografie per fare l'attore. Era un cast per una pubblicità. Io sono arrivato, ho conosciuto Bruno, che era poco più anziano di me. Tutto l'ambiente della Bozzetto era fatto di gente molto giovane, che andava dai 20 anni ai 30 anni, e mi hanno accolto come un attore che porta le fotografie. Solo che io ho buttato un occhio sul tavolo e ho visto una marea di modelli bellissimi, per cui le mie fotografie coi baffi, gli occhiali, così mi sembravano assolutamente improbabili come scelta. E allora andando via dall'ufficio ho buttato lì una frase dicendo: se per caso andasse male il provino, tenete presente che io posso anche scrivere le storie, le gag, le sketch per la pubblicità, perché in realtà l'avevo fatto qualche volta come freelance, così per mantenermi agli studi e altro. E ho visto Bruno che di colpo è diventato serio, dice: ma davvero? Ma lei potrebbe fare questo? Dico sì, e ho aggiunto, per dargli un po' di credibilità, però che siano cose comiche, perché io cose drammatiche, ora capivo che in pubblicità cose drammatiche non si scrivevano, però insomma sapevo anche di essere alla Bozzetto, dove si lavorava sul cartone animato, si lavorava sulla comicità, mi sembrava una bella frase. Sono uno che ho sempre fatto di tutto, per cui ho fatto pubblicità, ho fatto televisione, ho fatto teatro, e questo mi ha sempre portato a mettere il naso e a curiosare dappertutto. L'Adri di Saponetta è figlio di tutte queste esperienze, nasce appunto anche lì da un'esigenza che era sentita da me un attimo prima che diventasse un fatto nazionale, che erano i film interrotti dalla pubblicità. Davanti ai bambini non dire queste cose, se no mi arrabbio. Sai che cosa sei tu? Dite sei un bella bella biotto, come dite voi al nord. Allora ho pensato a un meccanismo di favola, ho cercato di raccontare il disagio di un autore che vede il suo lavoro massacrato da una proiezione televisiva. Parlava di sentimenti veri, l'amore tra me e Angela Finocchiaro nel film era la prima storia d'amore che io raccontavo, perché fino a questo punto non c'era mai stato neanche un bacio, neanche una storia d'amore. Questa era la mia storia d'amore e volevo raccontarla alla mia maniera, quindi un'emozione così forte che ti fa diventare un cartone animato. Per cui abbiamo dimostrato che con questo tipo di film e con questo tipo di tecnologia non avevamo niente da invidiare ai film stranieri, infatti l'abbiamo venduto anche in America, l'ho portato a Los Angeles, l'ho fatto vedere addirittura agli animatori di Roger Rabbit, che si sono complimentati, per cui dal mio punto di vista professionale ho avuto una laurea sul campo. Ho chiesto il budget del film, quando gli ho detto che avevamo fatto tutto con 5 miliardi, mi hanno detto: noi 5 miliardi li abbiamo spesi per fare i titoli di testa.